fantastica, tanti giocatori di qualità, una battaglia tutta da seguire. Prova a mettere dentro il pallone. Spara. 1-0. Dopo pochi secondi comincia in maniera straordinaria la loro partita. Tiro fantastico da un giocatore straordinario che ha mostrato ancora il suo talento. Eccezionali, amici. Guardate i tifosi, tutti in piedi, tutti a battere le mani. Applauso per il protagonista assoluto di questo. Arrivato il gol dell'1-0, adesso dovranno fare di tutto per mantenere questo vantaggio. Che emozione amici, è uno splendido inizio di partita, l'hanno interpretata bene fin dai primi minuti. Tiene in possesso, altra occasione. Può tirare, riesce a conquistare il pallone con un grande intervento. Si è alzata la bandierina, controlleremo, sembra corretta però. Palla dentro, attenzione, altro brivido. Zero, vantaggio che comincia a farsi rassicurante. Sono devastanti in attacco, sfruttano ogni occasione e fanno impazzire i tifosi. Devono evitare distrazioni, un gol potrebbe rimettere tutto in discussione. McCullough. Ottimo il tempo difensivo. Ibrahimovic recupera un grande pallone in una zona pericolosa. Un quarto d'ora sul cronometro del primo tempo. Materazzi. C'è ancora lo spunto, cerca il cross. Troppo spazio. C'è dentro sul fondo, non è riuscito a controllare bene qui il pallone. McCullough.
avvicinarsi alla porta. Bel tentativo comunque, andrà meglio la prossima volta, chissà. Scende bene sulla fascia. Opportunità per il cross. Può provare. Bravissimo il difensore, chiude tutto. Jensen. Fondo. Amici, hanno colto di sorpresa la difesa. C'era una marcatura abbastanza approssimativa, sono stati sfortunati. Portano ancora avanti il pallone, dimostrano di essere ancora mentalmente in partita, ma c'è bisogno di un gol. Interessante per un cross. Può provare ancora il cross. La rete rappresenta il tiro che trova sulla partita. Triplo vantaggio, situazione assolutamente assicurante. Questo è quello che vuole vedere la gente quando si paga di dietro. Forza, dribbling e giocati da fuori. Che rete fantastica. Voluto il terzo gol con tutte le sue energie, è certamente l'uomo partita di questa gara. Zero, è arrivato anche il punto esclamativo su questa vittoria. Adesso il vantaggio sta diventando veramente pesante. Tre gol sono un buon margine, soprattutto se continueranno a giocare con questa intensità. Difesa un po' scoperta qui. Pericolo. Non va, di poco fuori a sinistra. Ha avuto il merito di liberarsi del suo marcatore e di farsi spazio in aria. Peccato sia andata male. Tutto sembra deciso, ma non mancano poco più di 600 secondi alla fine. Sono in difficoltà e non riescono a reagire. Appena 5 minuti alla pausa. Occhio al contropiede. Sfruttano bene la fascia. Sono già due saltatori. Buona ancora l'avanzata esterna. Cerca il compagno smarcato. Gaku. Sentito molto bene. Difesa fin qui molto solida in area di rigore. È arrivato il fischio della prima frazione e adesso è il momento delle strategie, delle scelte degli allenatori. Amici, sinora è stata una partita a senso unico. Hanno avuto un gran possesso palla e sfruttato al meglio le opportunità che si sono create. 3-0 alla pausa, partita che sembra chiusa, ma nel calcio non si può mai dire. Si riparte, oddio.
cerca spazio, viene fermato qui, calcio di punizione. Marcelo, stanno mantenendo il possesso di palla, sperano di trovare l'occasione giusta. Occhio, è pericoloso quando crossa. Buon intervento difensivo. Marcelo. Drente. Lotta ancora con grande intensità. Ottimo il recupero del pallone. Decisivo qui il suo intervento. Pallone che viene recuperato. Stanno manovrando alla perfezione, difesa in grande difficoltà. Spazza via. Ha letto bene il tempo dell'azione. Siamo al quarto d'ora della ripresa. Ottimo l'intervento, si riparte. Eccellente lettura, è buono il recupero. Kiku. Palla sul fondo, non è riuscito a controllare bene qui il pallone. Che pessima azione difensiva. Non hanno chiuso il giocatore che stava per tirare. Stavolta per loro è andata bene. Riesce ad allontanare il pericolo con un grande intervento. Può mettere un buon pallone dentro. Ancora una volta bravi a tenere la palla fuori dall'area di rigore. La gira esternamente. C'è il tentativo dentro. Cerca la porta. Un altro gol, partita che adesso sembra in cassaforte. Tiro fantastico da un giocatore straordinario che ha mostrato un cuore sul talento. Eccezionale, amici. Quarto gol, ha deciso di giocare a poker oggi. Una partita fantastica la sua. Siamo 4-0, una partita perfetta, l'allenatore sarà strafelice per il comportamento della squadra. Ormai è fatta, è una goleada, in casa dei giocatori, dell'allenatore, si stanno facendo festa, hanno invitato persino gli avversari. Ippia, siamo quasi nel quarto d'ora finale. Pepe. Vanderbank. Cerca il passaggio filtrante. Recupera il possesso. Situazione non facile. Scendono bene sulla corsia. Palla verso il centro. Ottima prestazione della difesa anche in questo caso. Chiude il triangolo. Stanno manovrando il pallone con la speranza di
costruire occasioni, di mettere in condizione gli attaccanti di trovare il gol. Mostrato qui tutta la sua qualità. Ippia. Decisivo qui l'intervento del difensore. Tempo che intanto passa. Sarà calcio d'angolo. Palla di fronte alla porta. Hanno tenuto una buona rimessa nella metà campo avversaria. Attenzione al cross. Tenta il tiro. C'è stata abbastanza tensione nella difesa, gli hanno lasciato troppo spazio e troppo tempo per il controllo, ne ha approfittato e ne ha messo la palla a sinistra. È il protagonista assoluto, 5 gol in una partita sola, una palla di gioco. È arrivato anche il gol del 5-0 e a questo punto più che una partita sembra un allenamento. Van der Vaart. Buon pallone filtrante. Tenta il colpo di testa. Ecco il fischio dell'arbitro, è finita. Vittoria nettissima, con grandi meriti ovviamente per gli attaccanti che sono stati splendidi nel concretizzare le occasioni migliori. Questa prestazione, per non dire il risultato del campo, ha soddisfatto i tifosi. Erano venuti per divertirsi e non sono rimasti delusi. È davvero tutto. You take another step into the
gioco, fuori gioco, sicura qui la difesa. Si è alzata la bandierina, segnalazione perfetta, c'era fuori gioco. Costa, Gamberini, cerca il primo gol, occhio al cross, cerca il dischetto da rigore, evitato l'intervento dell'avversario. Pallone che viene intercettato. E il portiere la blocca. Posizione molto interessante. Entra in area, la tiene ancora lui, adesso in zona tiro, cerca il compagno smarcato, pallone che è uscito, si rimane in zona d'attacco. Bravissimo il difensore, chiude tutto. Col fischio, non è scattato al momento giusto, c'è fuori gioco. Era al posto giusto, ha bloccato il passaggio. Vargas, c'è una fitta rete di passaggi, conservano il possesso di palla, impediscono agli avversari di recuperarlo. Presa sicura del portiere. Ottimo il tempo difensivo. Decisivo qui il suo intervento. Palla liberata. Manca un quarto d'ora alla fine della prima frazione. Prova a saltare il centrocampo. Cavalca la difesa, prova la fortuna, la riesce alla sinistra del palo. È arrivato in aria dopo aver superato la difesa con una fantastica serie di dribbling. Peccato la conclusione, è come se avesse fatto un quadro e non ha messo la firma. Perfetto qui l'intervento. Viene fermato in maniera irregolare. Adesso è in area. Difesa fin qui molto solida in area di rigore. Kuzmanovic. Scendono bene sulla corsia. Occasione per crossare qui. 1-0. Gol pesante perché è arrivato quasi alla fine del primo tempo. Gol che apre le marcature.
perfetto per segnare, amici. Andranno a riposo con lo spirito giusto. L'allenatore adesso sarà contento della prestazione del primo tempo. Ottimo recupero del pallone. Ci è arrivato il difensore. Una nuova occasione, attenzione al cross. Ancora il possesso di palla, opportunità. Pallone che parte. Grande intervento difensivo. Prova un compagno. Prova da fuori. Cerca la soluzione migliore. La botta. Se ne sono andati i primi 45 minuti. C'è già qualche giocatore piuttosto affaticato. Vedremo se ci saranno subito cambi. Sono certo che saranno contenti della prestazione del primo tempo e del punteggio. Ora cercheranno di mantenere alto il ritmo per mettere gli avversari al tappeto. 1-0 il punteggio, pronti a vivere le emozioni del secondo tempo. Ecco dunque l'inizio del secondo tempo, sono curioso di vedere se le parole dei due allenatori avranno avuto qualche effetto. Occhio al cross, cerca il pari. Decisivo qui l'intervento del difensore. Sfruttano bene la fascia. Occhio ai saltatori dentro. Occasione. Bravissimo nei cross. Prova a inserirsi nello spazio. Sfruttano bene la fascia. Magnifico tiro, non ha dato chance al portiere con una traiettoria perfetta, ha preso il pallone ed è riuscito a segnare con un tiro imprendibile. È stato bravissimo anche qui, secondo gol, davvero una grande partita. Episodio chiave della storia di questa gara e ora vantaggio rassicurante. Beh, è proprio quello che l'allenatore sperava che accadesse, ma che non osava aspettarsi. Un gol fantastico, segnato rapidamente. Gli avversari sembrano KO. La partita è chiusa. Olivo. Colpita. La che esce alla sinistra del palo. Un tiro assolutamente impreciso. Anche se il vantaggio di due gol è rassicurante, i tifosi gradirebbero vedere qualche gol in più. Anch'io. Grande intervento, pallone riconquistato. Per mettere un buon pallone dentro. La botta. Corpo troppo all'indietro e conclusione che termina. Un'ottima manovra.
portare a una ottima conclusione. Ha sprecato questa grandissima opportunità. Si muove bene lungo la corsia. Opportunità per il cross. Perfetto, terribile, ha rischiato davvero di fargli male. Arbitro si avvicina e qui può esserci il cartellino, che infatti arriva. Cartellino giallo. Difensori che dovranno provare in qualche modo a salvarsi da questa situazione. Palla che ha superato la linea di fondo del campo, si ripartirà con una rimessa. Da Costa. Faticano davvero in questa fase a uscire dalla propria metà campo, forse dovrebbero cercare il lancio lungo. Vargas. Provano adesso a costruire qualcosa, hanno bisogno assolutamente di un'invenzione dei loro attaccanti. All'occasione per un buon traversone. Cross deviato dal difensore, comunque corner. Palla in mezzo. Lungo pallone in avanti. Nell'ultimo quarto d'ora lancia il pallone in avanti, momento completamente sbagliato che costa questo calcio di punizione. Decisivo il suo intervento. Sarà rimessa laterale. Snyder. McCullough. Stanno manovrando alla perfezione, difesa in grande difficoltà. Buono l'intervento della difesa, che ha concesso una rimessa. Prova a spazzare, stanno davvero facendo molto bene dietro. Perfetta la lettura difensiva. Da fuori, palla al portiere. Gamberini. Il fischio arbitrale, la bandierina alzata, c'è fuori gioco. Ancora pallone fra i piedi, occasione interessante. Recupera il possesso, situazione non facile. Vinto nettamente il duello aereo. Perfetto qui il difensore. Il triplice fischio dell'arbitro, tutti sotto la doccia. Escono dal campo premiati dal risultato e soprattutto con 3 punti in più in classifica. Tifosi tornano a casa, torniamo a casa anche noi. Grazie a Giuseppe Tappini per il tuo lavoro, grazie a tutti i tecnici, alla regia e un saluto da parte di Piero Gimbardi.
certo che la sfida sarà all'altezza della situazione. Qui c'è tutto, la qualità tecnica, il gioco di squadra, la forza dei singoli, insomma, emozioni in arrivo già da questi primi minuti. Gargano ha lavorato benissimo, recuperato il pallone. Perfetto qui l'intervento. Occhio, è pericoloso quando crossa. Ancora una volta bravi a tenere la palla fuori dall'area di rigore. Se crossa bene ci sarà pericolo. Buona la spinta sulla fascia. Ha ricevuto la palla, era pronto a segnare. I difensori avrebbero potuto intercettarlo prima, ma non sono riusciti. Con questa rete sale a quota 4 della classifica cannonieri. Del vantaggio dunque 1-0, situazione ideale adesso. Stanno mantenendo il possesso di palla, sperano di trovare l'occasione giusta. Adesso c'è sicuramente maggiore fluidità nel possesso di palla, però dovrebbero riuscire a essere più concreti. Gargano, guardaline che alza la bandierina, farà calcio di punizione. Un quarto d'ora sul cronometro del primo tempo. Gargano, portiere c'è, si muove sul tempo e la blocca. A saltare il centrocampo. Con tiri come questi si può soltanto scuotere la testa, palla alta. Ha cercato di sorprendere il portiere con un tiro dalla lunga distanza. Sicuramente per impensierirlo avrebbe dovuto almeno centrare lo spiego della porta. Una nuova occasione, attenzione al cross, si avvicina al portiere, opportunità per spingere lateralmente. Qui il contatto è chiaramente irregolare, sarà punizione. Pallone riconquistato, manca un quarto d'ora alla fine della prima frazione. Grande intervento, pallone riconquistato, tenuto il possesso del pallone. Gargano, non c'è nessuna possibilità di prendere il pallone, calcio di punizione. Riesce a conquistare il pallone con un grande intervento.
difensore. C'è l'avanzata sulla fascia. C'è l'occasione per crossare. Palla fortissima. Semplicemente pazzesco, impossibile trovare le parole per descrivere questa giocata, è troppo bello. Due gol in pochi minuti, è arrivato e ha cambiato la storia della partita. Adesso sono due gol di vantaggio, siamo sul 2-0, partita che si sta incanalando su binari favorevoli. Sono devastanti in attacco, sfruttano ogni occasione e fanno impazzire i tifosi. Devono evitare distrazioni, un gol potrebbe rimettere tutto in discussione. Gargano. Siamo arrivati all'intervallo con le squadre negli spogliatoi, allenatori pronti a ridisegnare tattiche e atteggiamento delle squadre. Vantaggio davvero rassicurante. L'unico pericolo può essere il rischio di rilassarsi. Devono continuare su questa strada e mantenere la stessa intensità. 2-0, stato d'animo opposto. Comincia il secondo tempo con le squadre pronte a darsi in battaglia, vedremo se cambierà qualcosa nell'atteggiamento tattico. Nessuna novità tattica in questa ripresa, almeno fino a questo momento, è chiaro che potrebbero arrivare sostituzioni in futuro in corso d'opera. Palla largamente fuori a destra del palo. Questa occasione affrettata farà irritare il tecnico, i tifosi e anche noi. Aveva tempo per concludere diversamente. Buona la scelta di tempo, poi preciso. Gargano. Amsic. Non una grande idea questo tocco. C'è spazio lateralmente. Palla alta, nessun problema per il portiere. Non c'è bisogno di affrettare la conclusione, hanno un buon margine di vantaggio. Davvero forte nel gioco aereo. Mette dentro, attenzione al cross, stanno davvero facendo molto bene dietro. Maicon, entrata molto decisa, molto ruvida, brutto l'intervento e adesso inevitabile arriva anche la sanzione, cartellino giallo per lui.
senza problemi questo pallone. Adesso pallone nuovamente tra i suoi piedi. Salvataggio del portiere che mette il pallone sul fondo. È arrivata la deviazione del portiere, sarà calcio d'angolo. Verso la linea di porta ci è arrivato il difensore, ottima qui la difesa, grande rischio della difesa. Il portiere la blocca. Amsi. Portano ancora avanti il pallone, dimostrano di essere ancora mentalmente in partita, ma c'è bisogno di un gol. Dal campo mi segnalano che ci sarà subito un cambio. Materazzi. Buono l'appoggio, cambio di lato. Ancora il pallone fra i piedi. Non c'è nessuno da servire in area. Deve calibrare bene il cross. Spara. Non è riuscito a bloccarla, però non ha corso il rischio allungandola in angolo. C'è dentro, entra in area, buona qui la pressione, sono riusciti a strappar via il pallone, ancora un pallone alto, Lavezzi, la botta direttamente fra le braccia del portiere. Solo 5 minuti al fischio finale. Continua a far girare il pallone senza però trovare grandi soluzioni offensive. Buona l'apertura filtrante sulla fascia. Cerca la porta. Entusiasmo alle stelle, gol bellissimo, si è liberato splendidamente, piazzato al meglio della porta. Che gol! Una proposta da collezione, la metteranno in un museo, non quello di cera. Il cross è stato magnifico e il tiro altrettanto straordinario.
finisce qui. La parte più difficile del lavoro è stata fatta. Grande vittoria esterna e un bel vantaggio in vista della gara di ritorno. Una partita favolosa per tutti gli appassionati. Gol su entrambi i fronti e sprazzi di grande calcio. Avrebbero potuto vincere entrambi. È davvero tutto per quanto riguarda questo pomeriggio. Partiti, rimanete incollati, è una grande sfida. Basta guardarsi attorno per capire quanta tensione ci sia quest'oggi in campo e fuori. Cerca il primo gol, occhio al cross. Che colpo! 1-0, dopo pochi secondi, comincia in maniera straordinaria la loro partita. L'attaccante deve un solo pensiero nel suo amico, scaraventare il pallone in rete. A destra dove il portiere non poteva arrivare, e ci è riuscito. Straordinaria la squadra in campo, straordinario di che fuori, testa di grande calcio, guardate, sentite che studiate. Vantaggio dunque 1-0, situazione ideale adesso. Che emozione amici, è uno splendido inizio di partita, l'hanno interpretata bene fin dai primi minuti. Mette un buon pallone filtrato, fallo dalle parti dell'area, calcio di rigore, attenzione, provvedimento disciplinare, cartellino giallo, ci sta. Pallone piazzato sul dischetto, tutto pronto per la battuta. Che rete incredibile! Il portiere non ha avuto alcuna possibilità in questo caso. È stato battuto in modo perfetto. Questo è stato il rigore da manuale del calcio. Pagina 4344. Guardate i tifosi, questo in silenzio che fa male, nella loro rabbia per il gol pesante. Un gol a testa, una partita equilibrata, difficile per vedere chi vincerà. Adesso la partita può diventare ancora più interessante. L'allenatore vorrà a tutti i costi ritornare in vantaggio e con il talento offensivo che hanno possono mettere sotto pressione gli avversari. Portiere tocca sul fondo, respinge il pallone il difensore, qui il portiere dovrà certamente ringraziarlo. È l'anticipo del difensore. Il portiere controlla questo pallone docile.
ragazzi, questo gol è un macigno e dobbiamo dire che era davvero nell'aria. I tifosi in delirio. Aspettano il varco giusto per riuscire a colpire gli avversari. Pallone buttato. Un quarto d'ora sul cronometro del primo tempo. Torini. Riesce a chiudere una situazione complicata. Montari. Lancia il pallone in avanti. Gonzalo Castro. Adesso c'è un nuovo possesso di palla. Opportunità di ripartire. Entra in area. Arriva sulla respinta. Non è riuscito a trovare la precisione in questo caso. Provano adesso a costruire qualcosa, hanno bisogno assolutamente di un'invenzione dei loro attaccanti. Opportunità ancora. Può andare al tiro. Palla messa fuori. 15 minuti al fischio finale di questa prima frazione. Il portiere afferra con sicurezza. Ibrahimovic. Apre il gioco. Concede un calcio di punizione, una zona pericolosa. Occhio al movimento in mezzo. Cercano subito di ripartire. Siamo in area di rigore. C'è il tiro. Hanno segnato ancora. E adesso bisogna solo gestire e far passare i minuti. La panchina avversaria ha muto lì. La difesa gli ha lasciato troppo spazio e sapevano di chi giocava. È un grandissimo giocatore. Sta facendo una partita straordinaria. Trovando due gol bellissimi. Siamo 3-1, il vantaggio sembra piuttosto rassicurante. Grande lavoro per recuperare la palla. Movimento evidentemente falloso. McCullough. 5 minuti alla pausa. Poco deciso qui l'attaccante. Gran pressing, occasione. Tentativo discreto, senza precisione. Aveva fatto tutto molto bene, ma la conclusione non è stata degna delle premesse.
squadra, ma il loro gioco mi è sembrato finora un po' troppo scontato. 3-1, 4 gol in 45 minuti, molte emozioni e a questo punto una favorita logica. Si riparte e ovviamente auspicio che il secondo tempo sia divertente ancora più del primo. Tocco senza precisione. Pallone completamente sbagliato, il recupero della difesa. Opportunità improvvisa, brutto errore. Fischiato l'arbitro, c'è fuori gioco, decisione che mi sembra giusta. Corini. Conquista molto bene il possesso di palla. Ben controllata. Eccolo in area. La colpisce. Gol. E allora punto esclamativo sulla vittoria della squadra. Ormai tutto sembra portato. Che gol meraviglioso. Forse più bello del carnevale del Rio, con tutti i suoi fuochi e con tutte le sue fantasie. Terzo gol personale. Può portarsi a casa il pallone della gara. Reti di vantaggio sono certamente un buon margine per gestire la partita, per controllare la situazione, per portarsi a casa la vittoria. Sono in completo controllo adesso, spostano bene la palla e creano numerose occasioni. Questo gol mette sicuro il risultato. Grande giornata per gli attaccanti. L'allenatore continua a crederci, continua a dare incitamento ai suoi giocatori quando mancano poco più di 600 secondi alla fine della gara. C'è l'avanzata sulla fascia, c'è il fallo, calcio di punizione, pericolo qui. Questa è un'occasione che può essere importante, la posizione è ideale. Cerca la profondità. Conclusione potente ma non precisa. Può trasformare l'azione in offensiva. Occasione per crossare qui. Può andare al tiro. Spara. Un altro gol. Partita che adesso sembra in cassaforte. Appena ricevuto la palla, sapeva cosa doveva fare. Aveva in mente soltanto una cosa. Quando ci ha provato e ha mostrato tutta la sua forza. Davvero impossibile da fermare, 4 gol, una prestazione sontuosa.
bloccato un intervento dell'avversario. Cerca ancora il tocco orizzontale. Grande occasione. Ecco il tiro. Chiara, qui la deviazione del portiere. Sarà corner. Verso la linea di porta, prova a segnare, il portiere riesce a parare, deve calibrare bene il cross, se la botta da fuori. Il difensore avrebbe potuto intercettarlo prima, ma non sono riuscito. È il protagonista assoluto. 5 gol, una partita sola. Roba da videogioco. I minuti sul cronometro in questa ripresa. Amoruso. Adesso ovviamente tutto più facile, basta far girare il pallone. Palla al portiere. Buona la scelta di tempo, un po' impreciso. Provano a partire in velocità. Stanno manovrando il pallone con la speranza di costruire occasioni, di mettere in condizione gli attaccanti di trovare il gol. Per questo intervento pericolo. Tempo che intanto passa. Grande lavoro per recuperare la palla.
difensori avrebbero dovuto fermarlo prima. Per loro fortuna la sua conclusione non ha lasciato il segno. Che il risultato fosse in dubbio. Hanno controllato il ritmo di gara saggiamente e non hanno mai permesso agli avversari di gestire il pallone. È arrivato dunque il momento di salutare José. Allora, grazie a tutti, l'appuntamento alle prossime occasioni con il grande calcio di PES. Dunque, calcio d'inizio, vedremo cosa si regalerà la partita di oggi. Ogni preoccupazione della vigilia è stata azzerata al momento del fischio d'inizio. Basta sentire l'atteggiamento straordinario dei tifosi che vogliono sostenere la squadra in un momento così importante. Pondera al tiro, arriva il tiro. Nettamente duello aereo. Presa magnificamente qui. È in zona tiro. Grande intervento difensivo. Non è finita. Spara dalla distanza, se crossa bene ci sarà pericolo. Grande movimento per il cross, decisivo qui il suo intervento. Per la transizione offensiva cerca la soluzione migliore. Fin qui un'ottima prestazione del portiere. Ce l'ha ancora lui, è in mezzo alla difesa. Buona la spinta sulla fascia, siamo in area, altra
possibilità con questo calcio d'angolo. Tutti a saltare in area, non male, ma pallone che termina sul fondo. McCullough. Si riparte con una semplice rimessa dal fondo. Ottimo il recupero del pallone. Buona posizione. Attenzione. La mette giù di petto. Ha spazzato via di pugno. Respinta sicura del portiere, che concede comunque un calcio d'angolo.
così non è il massimo. Devono lasciarsi alle spalle la delusione e concentrarsi sulla ripresa. La partita non è ancora chiusa. 1-0 alla fine del primo tempo. Inizia il secondo tempo, vedremo se ci saranno variazioni tattiche tra le due squadre. Buona l'apertura filtrante sulla fascia. Deve mettere dentro un buon cross. Hanno un'altra occasione. Grande intervento del difensore che ferma l'attacco. Decisivo qui l'intervento del difensore. Costigna. Devono assolutamente credere nel pari. Si apre e riceve. Riesce a chiudere una situazione complicata. Altra opportunità, attenzione al cross. Ci ha provato. Il portiere ha seguito con lo sguardo, battezzando il pallone fuori dal palo destro. Il duello aereo. Default. Siamo al quarto d'ora della ripresa. Ottima posizione, può provare. Completamente in ritardo. Jensen. Costigna. Recupera il possesso di palla, adesso deve spazzar via. Prezioso l'intervento del difensore. Chi c'è dentro? Continua la spinta. Altro calcio d'angolo. Palla di fronte alla porta. Ottima prestazione della difesa anche in questo caso. Mi segnalano che ci sarà una sostituzione. Che occasione! Scendono bene sulla corsia. Bella la difesa qui. Tiene lì Adriano, ha trovato già il gol in questa partita. Palla bloccata dal difensore.
possesso del pallone, ma fanno fatica a costruire azioni realmente pericolose. Conquista molto bene il possesso di palla. C'è ancora lo spunto, cerca il cross. C'è l'occasione per crossare. Cerca lo spazio. Sono scattati in piedi e non si siederanno più. Impossibile di fermare. Ha battuto difesa per più. Che comincia a farsi rassicurante. Questo è il rischio che si corre quando ci si getta in avanti a capofitto per cercare i pareggi. Segnare adesso serve solo a rendere meno amare la sconfitta. Entrata completamente scoordinata. Arriva che si avvicina verso il difensore e qui il calcio di punizione è ovvio, così come il cartellino giallo. Senso di soddisfazione si coglie guardando i giocatori. Hanno dato il massimo e sono stati premiati con la vittoria. Il fischio d'inizio, questa sarà sicuramente una gara davvero molto interessante. Si rimane ancorati dal punto di vista tattico alla certezza del 4-5-1, al grande equilibrio in mezzo, alla voglia di non concedere spazi alla squadra avversaria. Siamo in area. Scocca il tiro. 1-0 dopo pochi secondi, comincia in maniera straordinaria.
splendido inizio di partita, l'hanno interpretata bene fin dai primi minuti. Riconquista subito il possesso, occasione, tenta il tiro, ha provato, pallone uscito però sulla destra. Amici, stanno tempestando la porta avversaria, hanno intenzione di schiacciarli. Arriva per primo su questo colpo di testa. Magnifico il passaggio filtrante. Attenzione alla palla in mezzo. Palla che finisce fuori. Rischia tantissimo il difensore, occasione. Allora colpito troppo forte. E crossa il pallone. Buona l'apertura filtrante sulla fascia. Arriva il tiro. Il vantaggio è una doppia, questo è un gol che dà la sicurezza che stavano cercando. Sono certo che dovrà ringraziarlo a lungo, e con l'assist, un inserimento magnifico. Due gol in pochi minuti, è arrivato e ha cambiato la storia della partita. Episodio chiave nella storia di questa gara, e ora vantaggio rassicurante. Adesso sembrano molto fiduciosi, specialmente sotto rete. L'allenatore vorrà che i suoi giocatori riescano a segnare anche il terzo gol per chiudere il conto e perché lui dorma anche tranquillo. È facile. Buon cross adesso, attenzione, scende bene sulla fascia, cross al centro. Riescono a trovare il modo per superare la difesa. Scendono bene sulla corsia. E riprenderà con una rimessa dal fondo. Buona la scelta di tempo, poi impreciso. Area di rigore, ottima qui la difesa, si riparte con un fallo laterale. Troppo lezioso il difensore, perde palla, riesce a chiudere una situazione complicata. Ci avviciniamo ormai alla mezz'ora. C'è l'avanzata sulla fascia. Non si intendono, pallone recuperato. Adriano. Deve provare.
riesce a conquistare il pallone con un grande intervento. Palla interessante. Perfetta scelta di tempo. Il portiere può controllare il pallone. Jensen. Buona la lettura del difensore. Grande rischio della difesa. C'è il gol. Siamo 3-0, hanno praticamente messo in ghiaccio la partita. Sono entrati in partita determinatissimi e sono riusciti a saltare la difesa avversaria con una certa regolarità. Adesso devono solo pensare a gestire i vantaggi. Opportunità per il cross. Tocco senza precisione qui. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. Jensen. Adriano ha trovato già il gol in questa partita. Siamo arrivati alla fine del primo tempo, ovviamente l'occasione per riposare, per recuperare energie in vista della ripresa. Sono in vantaggio, ma i tifosi non hanno visto del calcio spettacolo. Finora sono state abbastanza prevedibili. Il calcio è strano, 3-0. Inizia il secondo tempo, gli allenatori hanno avuto l'intervallo a disposizione per parlare con i giocatori, vedremo se cambierà qualcosa. Fanno davvero fatica a costruire occasioni e opportunità per rimettere in piedi la partita, i minuti passano. Entra in area. Perfetta qui la difesa. Son. Sfruttano bene la fascia. Deve calibrare bene il cross. Cross tagliato al centro dell'area. Fin qui un'ottima prestazione del portiere. Materazzi. C'è la possibilità per il cross. Può provare la botta. Siamo 4-0, una partita perfetta. L'allenatore sarà strafelice per il comportamento della squadra. Ormai è fatta, è una goleada. In casa dei giocatori, dell'allenatore, si stanno facendo festa. Hanno invitato persino gli avversari. Sarà probabilmente il rinvio del portiere, sarà semplice rimessa dal fondo. Grande lavoro per recuperare la palla. Facile preda del portiere.
uscito male, non sarà soddisfatto di questo tentativo. Ispilenko è maldestro. Adriano. Ancora pallone fra i piedi, occasione interessante. Buona posizione. Cerca di trovare lo spazio. Spazza via. Pinzi. Stiamo entrando nell'ultimo quarto d'ora. Non male, ma qui manca la precisione. Il portiere sta chiamando la sua difesa. Non si concede un avversario occasioni come questa. Ha mandato un fax a tutti. Cerca il compagno smarcato. Difesa perfetta nel chiudere. Portiere che controlla senza difficoltà. Eccolo qui il fischio finale. Si chiude la partita. Sono entrati in campo dal primo minuto con la determinazione, con la voglia, con lo spirito della grande squadra. Il risultato non è mai stato in dubbio. Non penso che il risultato fosse in dubbio. Hanno controllato il ritmo di gara saggiamente e non hanno mai permesso agli avversari di gestire i palloni. È stata una grande serata, è davvero tutto. Grazie anche a Giuseppe Tappini.
attorno per capire quanta tensione ci sia quest'oggi in campo e fuori. McCullough. Rimessa laterale da posizione interessante. Recupera un grande pallone in una zona pericolosa. C'è campo per andare. Va a cercare un buon cross. Prova il tiro. La cresce alla sinistra del palo. Ha saltato un avversario e si è presentato in area. Peccato che poi abbia fallito la conclusione. Adriano. Pallone. Termina fuori. Jensen. McCullough. Colpita bene al volo. 1-0. Hanno segnato abbastanza presto e questo ovviamente fa la partita tutta in discesa. Magari sarà bravo solo con un piede, ma è un giocatore di qualità. Appena il pallone sul destro, state pur certo che il gol è vicino. C'è un entusiasmo assoluto da parte dei tifosi. Guardate le bandiere, l'entusiasmo, la testa del grande calcio. Episodio chiave della gara, questo gol dell'1-0, vantaggio da difendere. Il vantaggio è arrivato proprio in un momento non facile. Faticavano a trovare il gol, adesso tutto sarà diverso. Cross che può essere molto interessante. Posizione molto interessante. Cerca il gol. Tirato in porta, ma senza problemi per il portiere. Ai tifosi piace vedere spettacolari azioni individuali. Peccato abbia fallito la conclusione. Foggia, portano ancora avanti il pallone, dimostrano di essere ancora mentalmente in partita, ma c'è bisogno di un gol. C'è grande circolazione di palla adesso, ma la difesa avversaria ovviamente è chiusa e concede pochi spazi. Grande eleganza, continuano a far girare il pallone da una parte all'altra del centrocampo. Defoe.
stanno faticando davvero, non riescono a togliergliela dai piedi, ma del resto c'è grande qualità. Tocco profondo. Kivu. Defoe. Lungo pallone in avanti. Sono perfetto qui l'intervento. Recupero comodo. Grande momento per loro, costruiscono opportunità, sono in controllo assoluto. Palla fuori da destra del palo. Il portiere sta chiamando la sua difesa. Non si concede all'avversario occasioni come questa. Ha mandato un fax a tutti. Si apre sulla fascia. Palla arriva a destinazione. A metri. C'è l'occasione per crossare. Ecco il tiro. Pallone rete. Zero, episodio chiave della storia di questa gara e ora vantaggio rassicurante. Un finale straordinario del primo tempo. Era tanto che non vedevo una partita così. È arrivato il fischio della prima frazione e adesso è il momento delle strategie e delle scelte degli allenatori. Anche se il punteggio parla a loro favore, i giocatori... Inizia la seconda parte di gara, vedremo se sarà più esaltante rispetto alla prima frazione. Pallone buttato. Adesso c'è la possibilità per il cross. Opportunità per il cross. Stanno davvero facendo molto bene dietro. Conquista molto bene il possesso di palla. Posizione interessante per un cross. Ottima prestazione della difesa anche in questo caso. Possono andare a un buon cross. Pallone raccolto dal portiere. McCullough. Colpisce con violenza. Fischiato l'arbitro. C'è fuori gioco. Decisione che mi sembra giusta. McCullough. Siamo al quarto d'ora della ripresa. Lanna. Ancora il pallone tra i piedi. Potrebbe tentare il traversone. Si muove bene lungo la corsia. C'è un solo giocatore dentro. Botta tremenda, tiro centrale, sicuro comunque il portiere. Magnifico il passaggio filtrante. È andato giù ma si prosegue. Tipo, c'è il lancio lungo. Tutta da dimenticare. Non c'è bisogno di affrettare la conclusione.
anche se il vantaggio di due gol è rassicurante, i tifosi gradirebbero vedere qualche gol in più, anch'io. Attenzione al cross. Allora ha superato la linea, sarà semplice rimessa dal fondo. Adriano. Baracca. Brutta lettura difensiva, c'è del pallone. Esclamativo su questa vittoria. Quei tifosi delusi stanno già iniziando a lasciare il loro posto in tribuna, davvero una sconfitta pesante. Opportunità per spingere lateralmente, occasione per crossare qui, ci prova, la colpisce ancora, ha provato, pallone uscito però sulla destra. Il portiere sta chiedendo spiegazioni alla sua difesa. Non si può concedere così tanto spazio agli avversari. Ha chiamato persino il suo avvocato. Adriano. Fuori. Tenta il colpo di testa. Niente da fare. Era al posto giusto e ha chiuso. Eccolo il fischio finale con il boato del pubblico. Gara a senso unico, hanno letteralmente ridicolizzato la difesa avversaria. C'era la speranza di una sorpresa, ma alla fine il punteggio è stato più o meno quello che ci si poteva attendere. Non penso che l'allenatore possa lamentarsi. È tutto per la partita di stasera. Grazie da parte di...